Ecco, prefetto, questo strumento a che cosa servirà e come potranno segnalare i cittadini? Sì, questo è uno strumento in più che si aggiunge a tutte le misure che noi abbiamo già in campo sul territorio, vale a dire le misure di controllo del territorio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Questo è un momento di partecipazione, infatti rientra nell'obiettivo più generale della sicurezza partecipata e della sicurezza percepita e prevede il coinvolgimento proprio della cittadinanza. È uno strumento di segnalazione di eventuali atteggiamenti piuttosto che situazioni sospette e quindi crea anche quello che è proprio un rapporto con i cittadini e quindi un intervento sociale. Naturalmente le forze dell'ordine e la polizia municipale continuano in quello che è la loro attività, continuano in quello che è il controllo del territorio. Questo è uno strumento in più che si va ad aggiungere a quelli che sono già esistenti. La segnalazione verrà tramite, diciamo, il responsabile di un comitato di cittadini che si è costituito proprio per verificare le condizioni di vivibilità di varie parti della città e che è nato in seguito al cattivo uso degli spazi pubblici che spesso avviene durante fine settimana in Piazza della Badia. Questo comitato, credo nella persona del suo presidente o comunque di un rappresentante qualificato, avrà a disposizione un indirizzo di posta elettronica dedicato al quale ha accesso il comandante della Polizia Municipale, il quale, vedendo la segnalazione, può valutare l'importanza, la delicatezza o comunque la necessità di proporre interventi in maniera programmata.